Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. L'ex star del Bagaglino ha affrontato l'argomento durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP 7. Poche ore fa Pamela Prati in lacrime ha finalmente rotto il muro di silenzio e ha spiegato il retroscena drammatico che si cela dietro il caso Marc Caltagirone. La vicenda che l'ha perfino trascinata in tribunale. Pamela Prati, la confessione disperata della soubrette. Non c'è appassionato di TV o di spettacolo che non conosca il cosiddetto caso Marc Caltagirone, lo scandalo al centro del quale è stata l'ex star del Bagaglino Pamela Prati, accusata di aver inscenato pubblicamente un matrimonio con un presunto sposo, mai realmente esistito. La vicenda è scoppiata alla fine del 2018, quando la Prati ha annunciato a tutti di essere prossima ai fiori d'arancio, e ha catalizzato per tanto tempo l'attenzione di tutto il pubblico italiano, creando, ai danni della showgirl, una vera e propria gogna mediatica. Non solo, a Pamela la storia del partner fantoccio è costata un fiume di polemiche, ospitate in TV, in cui ha provato a difendersi da chi le ha puntato il dito contro, dandole della bugiarda in cerca di visibilità, ma perfino una causa in tribunale. La vippona infatti, come forse ricorderete, ha sporto denuncia nei confronti di Barbara D'Urso, accusando la conduttrice partenopea di aver dedicato troppo spazio all'interno dei suoi programmi al caso Marc Caltagirone e di aver danneggiato così la sua immagine. Adesso i riflettori sulla vicenda si sono riaccesi, perché Pamela Prati, durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP 7, ha raccontato tutta la verità. Alfonso Signorini infatti ha invitato Pamela a recarsi nella Mystery per fare luce una volta e per tutte sulla spinosa vicenda. Così lei, tra le lacrime, ha spiegato di essere stata vittima di un vero e proprio raggiro, messo in atto da parte di alcune persone che credeva amiche, e che invece poi si sono rivelati dei truffatori. Le minacce che l'hanno quasi spinta al gesto estremo. La soubrette ha giurato di non aver mai preso in giro il pubblico e ha svelato che l'uomo con cui era stata messa in contatto, e che sentiva continuamente a telefono, le aveva perfino fatto credere di avere un figlio naturale e uno adottivo che avevano cominciato a considerare Pamela la loro mamma. Insomma, per lei erano figli veri. La ex star del Bagaglino porta dentro di sé il dramma di non essere stata mai riconosciuta da suo padre. Così i truffatori sono riusciti prima a farla invaghire del presunto partner, facendole credere che, non solo fosse tutto vero, ma che si trattasse anche di una persona perfetta per lei, con le stesse fragilità e necessità. Infine hanno fatto leva sulle sue ferite, mai colmate, per tenerla legata a lui, impedendole di lasciarlo. Per mesi Stefano, non ho preso in giro il pubblico, hanno preso in giro me, ha raccontato al pubblico di Canale 5. Mi volevo togliere la vita, godono nel veder distruggere le persone, ha aggiunto, prima di gettarsi nell'abbraccio caloroso dei suoi coinquilini del Grande Fratello VIP, che hanno cercato di confortarla. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.